E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avete letto dal titolo, andremo a parlare di Savatun. Più precisamente andremo ad indagare sul luogo di origine di Savatun tramite l'avventura di Io, Ospiti Inattesi. Come sappiamo, Savatun sta cercando di essere evocata sia dall'alveare che dai corrotti in diverse situazioni. Lo vediamo dai vari assalti e avventure che possiamo effettuare su tutti i pianeti di Destiny. Ci basti pensare al canto di Savatun, l'assalto in cui incontriamo anche Taiko 3, e anche questa stessa avventura. Se infatti andremo a intraprendere l'avventura Ospiti Inattesi su Io, Asher ci comunicherà un'intensa attività corrotta nei sotterranei appunto del pianeta. Dopo aver completato un percorso e aver trovato un rituale di evocazione, dovremmo impedirlo portando delle cariche corrotte. Una volta fatto ciò, il portale impazzirà e per una frazione di secondo potremo vedere quello che c'è dall'altra parte. Avevamo condiviso questa foto anche su Instagram chiedendovi cosa potesse esserci dall'altro lato del portale. Alcuni hanno detto che il luogo che si vede può sembrare il faro. Sinceramente non sono molto d'accordo. A prima vista il luogo che c'è dall'altra parte del portale mi sembrerebbe la foresta infinita, anche se sinceramente non saprei quale collegamento possa avere. Una seconda ipotesi invece che abbiamo formulato anche con Raika è che si tratti della nave di Nezarek, o comunque di uno dei luoghi che abbiamo visto nella foto, da cui poi abbiamo estrapolato tutta la teoria di Nezarek. Sappiamo dal trailer finale di Destiny 2 che la prossima grande espansione si terrà su Saturno, o comunque nei pressi di Saturno, dato che questo è un pianeta gassoso. Che questo luogo che vediamo sia proprio posizionato nei pressi di Saturno? Sicuramente sappiamo che c'entra qualcosa Savatun, dato che da questo portale fuoriesce poi l'occhio di Savatun, una maliarda che probabilmente aiutava nell'evocazione. Rimane però questo grande mistero: cosa c'è dall'altra parte del portale? Sappiamo che Savatun è rinchiusa nel regno ascendente e che stanno cercando di evocarla da molto tempo. Che quindi sia quello che vediamo proprio il regno ascendente? Essenzialmente ragazzi, in questo video vi proponiamo delle teorie e vi chiediamo di esprimere le vostre, perché veramente non sappiamo di cosa si possa trattare. Quindi ragazzi, qua sotto nei commenti scrivete secondo voi di quale luogo si tratta. Io direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividetelo, dite a tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la bellissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione, anche da bellissimo, nuovissimo, fantastissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima, ciao! Sono Gaul, per la tua luce.